Ragazzi, allora prendete posto. La lezione verrà registrata perché è un documento che secondo me è importante avere poi anche per come memoria delle cose fatte nel corso, delle esperienze fatte nel corso. E, è una lezione importante, è una lezione a mio avviso fondamentale perché di un poeta così importante del Novecento non è appunto banale affrontarne un po' la biografia ma anche la poetica, e quindi ho chiesto al professor Riccardo Donati di darci una mano ad entrare nel mondo di questo autore, un autore su cui appunto abbiamo deciso di lavorare durante l'anno e a cui abbiamo dedicato, diciamo, dedicheremo da qui in avanti tutta la seconda parte dell'anno col progetto per la casa per l'opera di Mario Luzi a Pienza. Il professor Donati insegna letteratura, diciamo, si occupa di narrativa italiana, sì, presso l'Università di Napoli Federico II, e ha avuto anche occasione di incontrare Luzi. Questa occasione è sfociata anche in un libro, e il libro che ha scritto, appunto, che è nato da quell'incontro, lo avete in quella bibliografia, in quella selezione, diciamo, minima che vi ho lasciato durante la pausa tra il primo semestre e il secondo semestre, è il testimone discreto, no? A questo poi avevo aggiunto anche alcuni testi e come poi vedrete nelle slide, anche il professor Donati ha messo nella sua presentazione altri consigli per gli acquisti, ma anche consigli per le letture. Io penso che l'esperienza di un laboratorio che si occupa di architettura, si interessa di architettura, ma che lo fa con la proiezione verso una disciplina altra, una disciplina amica, in questo caso la poesia, l'anno scorso era la scultura, il prossimo anno sarà il cinema, serve a voi che siete studenti al secondo anno, state crescendo, e secondo me serve appunto per non focalizzarsi troppo nella sola disciplina architettonica, ma di vederla come uno strumento con cui conoscere il mondo e quindi usare il progetto per conoscere il mondo. L'idea proprio è quella di avvicinarsi attraverso i nostri strumenti, i nostri sguardi da architetti a queste discipline altre che possono solo che arricchire, no? Un percorso come quello che voi avete cominciato l'anno scorso, state facendo quest'anno e continuerete fino alla laurea e si spera anche oltre. Come nella bibliografia del syllabus, dico, i libri sono tanti, quelli che vi si dà da leggere, però in realtà non sono tutti da leggere all'interno del laboratorio, sono consigli che rimarranno per tutto il vostro percorso, ma anche per tutta la vostra vita. Quindi a ognuno, a ogni cosa, a ognuno la responsabilità di mettere a valore le cose che vi vengono poste sul tavolo. Quindi io farei un applauso e inviterei, insomma, il professor Donati a introdurci dentro questa dimensione poetica e dentro il mondo di Luzi. Grazie. Grazie. Allora, io mi siedo, forse poi, ma mi vedete, ma insomma, principalmente faccio riferimento a quello che viene proiettato sopra di me. Dunque, buongiorno intanto, sono molto contento di questo invito del vostro professore Simone Barbi e di potervi parlare di Luzi. Se ho ben compreso, voi appunto lavorate operativamente a un progetto legato alla figura di Luzi e quindi immaginava il vostro professore che approfondire la sua figura anche da un punto di vista storico, da un punto di vista artistico, creativo, sia un elemento importante
per voi di così in vista dei vostri lavori effettivamente di progettazione. Quindi ho pensato di dividere questo incontro, questa lezione in due parti. Nella prima parte presenterò Luzzi, non sarà tanto così una, come si dice in termine tecnico, un medaglione storico letterario, ma sarà una presentazione di una figura importante della cultura italiana del Novecento attraverso alcuni passaggi che mi sembrano rilevanti. Nella seconda parte, invece, che è quella che un po' avete visto annunciata dalla locandina, scendiamo nel dettaglio sui temi appunto del paesaggio, del rapporto con la luce, del rapporto con gli spazi, e poi siccome parliamo di un poeta e di poesia, trattiamo, senza andare troppo nel tecnico, però vorrei appunto leggervi due testi cercando di mettere in rilievo alcuni aspetti peculiari del lavoro che attraverso la parola Luzzi fa appunto sulla percezione degli spazi e sul significato del paesaggio e dello spazio costruito e dello spazio costruito calato nel paesaggio. Quindi queste saranno un po' le due componenti della lezione. Alla fine, naturalmente, io, se aveste curiosità, non che io sia un esperto tuttologo di Luzzi, naturalmente conosco abbastanza bene la sua opera, ma insomma se avete delle curiosità o delle domande o delle questioni, io sono qui anche per e che magari vi possano servire appunto in termini operativi per passare poi o completare la progettazione. Io non so a che punto sono loro di questa progettazione. Iniziate oggi. Ecco, allora questo è un lavoro, diciamo così, antecedente alla progettazione. Se già vi si accende qualche lampadina e volete chiedere qualcosa, io sono qui a vostra disposizione. Allora, come vedete, questo signore alle vostre spalle, Mario Luzzi, qui vi ho preparato una breve scheda, poi questo PowerPoint si può anche, lo dico appunto al vostro professore, trasformare in un PDF e caricare, non so se avete uno spazio materiali del corso. Ho fatto naturalmente una sintesi estremamente essenziale delle questioni, ma mi serve. Va bene, allora scusate la pausa tecnica. Dunque, dicevo, vi presento la figura di Mario Luzzi in maniera abbastanza sintetica, però ci sono alcuni passaggi che credo possano essere importanti e interessanti per voi. Allora, intanto dobbiamo ricordare che non so perché sia stato scelto Mario Luzzi, questo è un quesito che porrò poi al vostro professore, ma sicuramente io dal mio osservatorio di studioso di letteratura italiana posso confermarvi che si tratta di una delle figure più importanti della letteratura italiana del Novecento. E dico letteratura italiana perché Mario Luzzi non è solo un poeta, è sicuramente la poesia, diciamo, il campo d'azione dove più si è distinto e che più lo ha reso celebre nel mondo. È stato per molti anni candidato al Nobel, non sono stati molti nel secondo Novecento gli italiani candidati al Nobel, però ripeto, non è l'unico campo d'azione in cui si è mosso Luzzi si è mosso per esempio nel teatro, e qui già credo che possa interessarvi questo aspetto. Io oggi non parlerò di teatro, ma forse mi verrà nel discorso appunto qualche riferimento all'attenzione alle scritture per la scena di Mario Luzzi, perché naturalmente la scrittura per la scena, la scrittura scenica ha strette relazioni con questioni spaziali architettoniche, no? Come ben sapete, insomma, Aldo Rossi e tutta una serie di architetti importanti del Novecento hanno riflettuto sulle costruzioni teatrali. E poi è stato un grandissimo traduttore dal francese, soprattutto ha insegnato letteratura francese per lunghi anni, molto legato anche alla cultura tedesca, però diciamo così, professionalmente e anche per una certa attenzione della poesia
degli anni 30, che è la poesia in cui lui si forma, adesso ne parliamo, verso il surrealismo, verso una forte esperienza culturale della letteratura francese, ecco che, diciamo così, la lingua e il Mario Luzzi è quello della letteratura francese. Quindi vi dicevo, poeta, scrittore per il teatro, traduttore, critico letterario e critico d'arte. Luzzi ha scritto moltissimo d'arte, adesso parlerò anche di questo presentandovi tre testi che potreste approfondire volendo, perché naturalmente sì, c'è la componente dell'interesse verso l'architettura, ma diciamo da un punto di vista dello studioso, dell'intellettuale, è soprattutto la scultura e la pittura che interessano Luzzi e per le quali scrive. Luzzi è fiorentino, o meglio nasce e cresce a Castello, che all'epoca faceva parte di Sesto Fiorentino, ma insomma diciamo è nato in questo territorio, e da Castello è sepolto a San Michele a Castello, che è un piccolo cimitero sulla collina di Castello. In realtà la sua origine è maremmana, e è maremmana dell'interno, diciamo così, la parte collinare della Maremma, e questo aspetto lo sottolineo perché, ne parleremo anche dopo nel testo che vi leggerò, c'è questa fortissima connessione con la Toscana, diciamo così, delle province di Grosseto e di Siena soprattutto, quindi con la Val d'Orcia in particolare, ma anche con la Maremma interna e con tutto questo territorio particolarmente mosso, no? Ondoso, diciamo così, per riprendere una metafora marina che spesso c'è anche nella poesia di Luzzi, no? Un territorio dove il paesaggio si increspa in alture e soprattutto prende dei colori, delle tonalità di colore che non sono quelle dei verdi, diciamo, delle colline fiorentine o delle colline, non so, pistoiesi, ma sono piuttosto dei colori bruciati, no? La terra di Siena, questi ocra, quindi c'è tutta un'attenzione coloristica nell'opera di Luzzi che viene da questa esperienza infantile, perché appunto nasce e cresce a Firenze, qui studia al liceo Dante, però è al liceo Galileo, scusate, però è assolutamente legato a questi territori dove va in vacanza da bambino e dove poi tornerà per tutta la vita. Da qui anche poi il legame con Pienza, no? Che forse sapete, patrimonio di carte e di libri lasciato da Luzzi è frammentato in più luoghi. Uno di questi luoghi è il gabinetto Viesse, o più esattamente l'archivio Bonsanti, che si trova a Firenze in via Maggio, ma anche a Pienza c'è il centro studi La Barca, che è dedicato appunto a Mario Luzzi, dove si conservano una parte sostanziosa delle sue carte. Ecco, quindi Mario Luzzi ha questo legame, potremmo dire, prenatale dovuto alla sua famiglia, e poi coltivato per tutta la vita, e poi anche post mortem con questi territori collinari della Toscana del Sud, diciamo, in particolare il Senese. Nasce nel 1914, sto andando per approssimazioni, capite, ma sto cercando di toccare una serie di punti, quindi cresce nell'Italia fascista, naturalmente, cresce ragazzino alla fine degli anni 20 e poi uomo negli anni 30, scrittore precoce perché il suo libro d'esordio risale al 1935, quindi aveva solo 21 anni quando pubblica questo La Barca, che è subito un libro che si distingue anche nella produzione giovanile, perché capite che un poeta di 21 anni era molto giovane, e appunto è un testo fondamentale del primo Novecento. Qui devo aprire una piccola parentesi, ne aprirò anche altre,
per darvi delle collocazioni temporali, perché voi giustamente non studiate la letteratura e quindi magari vi manca, e sono cose che a scuola non si fanno, no? Credo, e quindi magari vi mancano un po' di questi riferimenti. Allora, che cosa succede negli anni 20 e 30 a Firenze? E Firenze è ancora, devo usare la parola ancora perché lo era perlomeno dalla fine dell'Ottocento, una capitale culturale italiana. Oggi noi lo percepiamo meno questo, perché Firenze per molti aspetti non lo è più. Ma si veniva a i letterati, intendo, sto parlando dei letterati, non voglio parlare degli architetti, si veniva a Firenze dal sud, si veniva a Firenze dalle Puglie, si veniva a Firenze da Torino, da Milano, per incontrare i grandi scrittori, per lavorare nelle grandi riviste, per essere a contatto con la grande editoria. Certo, c'erano i grandi editori a Milano, a Roma, come ci sono ancora oggi, ma c'erano molti grandi editori anche a Firenze, che oggi quasi non ci sono più. Quindi Firenze era, nei primi 30-40 anni del Novecento, un polo culturale fondamentale. Non è un caso che Montale venga qua, da Genova. Non è un caso che Ungaretti venga qua, dopo essere stato a Parigi. Non è un caso che tutta la cultura, appunto, mitteleuropea, internazionale, di area friulana, triestina, diciamo all'epoca le Venezie Giulie, insomma, diciamo persone che si erano formate in un crogiolo di culture slave, mitteleuropee, italiane, per motivi, diciamo così, culturali e anche politici, perché siamo nell'Italia post-risorgimentale, decidono di venire a studiare a Firenze. Quindi in piazza San Marco, perché l'Università di Firenze era tutta in piazza San Marco all'inizio del Novecento, e nei caffè intorno, e poi naturalmente le famose giubbe rosse in piazza della Repubblica, eccetera, si incontrano i grandi scrittori italiani, che sono anche a Roma, che sono anche a Milano, ma che a Firenze trascorrono un periodo spesso lungo di vita. E quindi vi ho fatto prima, per esempio, il nome di Montale, che regge le sorti del gabinetto VSE finché il suo essere antifascista non causa il suo allontanamento forzato da quel ruolo. Okay? Quindi cerco un pochino di farvi capire che questo nostro autore, Mario Luzzi, cresce in una città che è in quel momento storico un baricentro della cultura italiana, sia per motivi letterari strettamente intesi, cioè sono qui Gadda, Montale, Ungaretti, e poi ci sono i grandi storici dell'arte, i grandi storici della letteratura, i grandi architetti anche ci sono a Firenze, e poi perché c'è l'editoria, dove spesso dove c'è la grande editoria ci sono gli scrittori. In questo clima culturale, che è un clima culturale complicato, perché? Perché c'è il fascismo, e il fascismo è sostanzialmente autarchico, cioè vede di cattivo occhio, ora vi dico delle cose anche ovvie forse, ma insomma è sempre bene ricordarle, vede di cattivo occhio le culture straniere. E quindi, per esempio, vedere un film americano o ascoltare un disco americano o leggere poesia francese o poesia inglese è molto complicato. Non è che si va in libreria e si comprano i libri che si vogliono. Quindi questi ragazzi di 20 anni, più o meno della vostra età, che crescono nella Firenze degli anni 30, fanno rete, non nel senso ovviamente di internet, ma nel senso di si trovano nei bar all'università, nelle aule dell'università, e si passano i libri. Si passano i libri, li traducono, perché chi conosce il russo traduce dal russo, chi conosce il tedesco dal tedesco, chi conosce il francese dal francese, e fanno circolare questa cultura europea di cui sono assetati, o mondiale,
ma soprattutto europea, di cui sono assetati. Sono assetati perché? Perché la cultura italiana la vivono in gran parte come qualcosa di asfittico, di retorico, di non adeguato, diciamo così, a ciò che si va producendo in Europa. Da questo punto di vista c'è un nome su tutti, guarda caso un altro che era passato dalla capitale culturale Firenze e qui si era fatto la villa sulle colline, cioè Gabriele D'Annunzio. Gabriele D'Annunzio è un punto di riferimento per la cultura italiana. Tutti i poeti italiani di quegli anni, a partire da Montale, anche se fa finta di no, o un po' lo nega, e passando per questa generazione più giovane di Luzzi, tutti conoscono D'Annunzio, hanno letto D'Annunzio, studiano D'Annunzio e in parte riprendono D'Annunzio. Ma è una esperienza di attraversamento quella che loro fanno, cioè attraversano questo grande scrittore, prendono quello che vogliono e quello che gli serve, ma vogliono andare oltre D'Annunzio e soprattutto vogliono andare oltre la poesia ottocentesca, un po' retorica, cartucciana, quella, diciamo così, dare la parola in un altro modo, in un modo più essenziale, in un modo più, come dire, meno retorico e anche in sintonia con quello che facevano gli spagnoli, i francesi, i tedeschi, gli inglesi, cioè tutte culture che, venendo da un diverso mondo, anche sociale, anche politico, anche economico, venendo da un diverso mondo, si erano sviluppate in una direzione diversa, no? Quindi, per capire, ora no, naturalmente la sto prendendo un po' larga, ma mi interessa farvi capire chi sono questi ragazzi degli anni 30, per farvi capire dove nasce anche l'esperienza di Luzzi. Ecco, sono ragazzi che vivono in questa realtà e che iniziano un loro percorso di scrittura. Allora, la scrittura, quella che noi poi chiamiamo impegnata, engagée, quella che vuole raccontare la realtà, quella che vuole raccontare per esempio le condizioni delle classi basse, del popolo, eccetera, è praticamente scomparsa in Italia in questi anni. Riemergerà con la Resistenza e poi dopo la Seconda Guerra Mondiale, prendendo soprattutto quella forma che noi chiamiamo il neorealismo, che come sapete è una cosa trasversale, cioè esiste il neorealismo in letteratura, nel cinema, in pittura, in scultura, in architettura. Okay? Sono grandi etichette, si possono discutere, ma negli anni 30 questa attenzione non c'è. Questi ragazzi maturano un tipo di scrittura che è molto legata alle loro esperienze, ma che è anche molto letteraria. Non amano quello che hanno fatto i padri, guardano all'estero per quel che possono, perché ripeto, i libri stranieri se li procurano sotto banco, se li scambiano di nascosto nelle aule o nei bar, e quindi guardano appunto all'estero oppure guardano alla tradizione italiana, guardano a Dante, guardano allo Stil Novo, guardano al 400 e maturano una poesia che per certi aspetti è piuttosto algida, piuttosto fredda e anche un po' criptica. Per questo vengono chiamati ermetici. Voi sapete che tante etichette, tante nominazioni culturali nascono in senso spregiativo. Impressionismo, no? Lo sapete, impressionismo è una parola che nasce nella critica d'arte francese del secondo Ottocento in senso spregiativo. Quelli sono impressionisti. Poi loro orgogliosamente assumono questa nomea e diventano gli impressionisti e hanno un successo mondiale. Ok, ecco, ermetismo nasce un po' in questo modo, nasce come un'etichetta spregiativa. L'ermetismo era stato una corrente sotterranea della cultura occidentale che parte dal Rinascimento, attraversa il Settecento e va avanti, sapienziale,
esoterica per pochi, cioè un sapere, il sapere ermetico è un sapere che in qualche modo non deve essere accessibile al volgo, ma deve essere riservato ai pochi che sanno, diciamo così. Quindi questa etichetta di ermetici nasce in senso spregiativo, cioè voi fate comunella, diciamo così, vi intendete solo fra di voi e non volete comunicare. In particolare, poi questa etichetta ermetismo diventa una specie di gomma da masticare, di elastico, e viene estesa indebitamente anche a poeti più anziani. Per esempio, spesso nei manuali letterali, anche quelli che avevate forse voi al liceo, a scuola, si parlava di ermetici e ci si riferiva a Ungaretti, per esempio, no? Ecco, la critica letteraria invece tende a distinguere l'ermetismo come fenomeno generazionale. Quindi si parla anche di ermetismo fiorentino o di terza generazione ermetica, cioè non Ungaretti, che è nato nell'88, 1888, quindi aveva, se fate i conti, 26 anni quando nasce Luzzi, non tutta questa poesia anteriore, bensì appunto i nati intorno al 13, 14, 15, qualcuno più anziano, Alfonso Gatto, 1908, altro poeta che viene da Salerno e sceglie di vivere a Firenze, poi si muove a Milano, ma insomma prima tappa Firenze, come tanti di quel tempo da tutta Italia, ripeto, e questo gruppo di ragazzi fonda appunto questa. Tale dagli anni 30 ai primi anni 40. Poi arriva il neorealismo e questo movimento perde la sua centralità nella cultura italiana, ma Mario Luzzi, Piero Bigongiari, Alessandro Parronchi, per farvi tre nomi fiorentini, sono rimasti in vario modo fedeli, pur evolvendo nel loro percorso, fedeli a questa idea. Mario Luzzi, 1935, è il primo che esordisce, perché gli altri esordiscono dopo. Bigongiari, La figlia di Babilonia, 1942, è un pochino dopo. Allora, questo era un primo elemento che volevo fissare. Un secondo elemento che voglio fissare, naturalmente voi lo capite, si potrebbe fare un corso universitario solo su queste cose, quindi cerco di darvi degli spotlight, diciamo, dei piccoli passaggi. Altro elemento, dopo la guerra la poesia ermetica appunto è considerata superata. Perché? Perché da un lato appunto questa poesia era considerata dentro un codice letterario troppo chiuso, troppo diciamo così alto, e che guardava al passato, un po' come se fossero degli stilnovisti del Novecento, per farvi capire, cosa che un po' volevano essere anche, e un po' perché ormai le esperienze internazionali, quello che arriva dagli Stati Uniti, quello che arriva dall'Inghilterra, quello che arriva dalla Francia, nel dopoguerra si libera, quindi inizia a circolare liberamente, la cultura prende un altro passo, se vogliamo, si sprovincializza molto la cultura italiana, la cultura filosofica anche italiana, perché poi un discorso a sé andrebbe fatto per la cultura filosofica, che ha un ruolo importante, perché questi scrittori, ma anche i grandi artisti, i grandi storici dell'arte, dell'architettura, eccetera, leggevano molta filosofia, tantissima filosofia. Benedetto Croce è stato un maestro per generazioni di studiosi di letteratura, di cinema, di arte, eccetera. Allora, dicevo, la cultura italiana si muove in un'altra direzione, Luzzi e gli altri ermetici, ma insomma a noi ora interessa Luzzi, iniziano a essere considerati un po' superati, diciamo così. E qui Luzzi, alla fine degli anni 50, fa, soprattutto con una raccolta che si intitola Nel magma, fa un salto che agli altri ermetici riesce meno, di superamento del suo lavoro giovanile,
che non tradisce, non rinnega mai, non dice mai non sono mai stato ermetico, oppure quell'esperienza non mi interessa più, eccetera, ma evolve in un qualche modo il suo lavoro e si allinea alla poesia che si faceva negli anni 60 in Italia, che era una poesia, per esempio, molto più contaminata con la prosa, cioè una poesia meno lirica, meno costruita per strutture diverso, diciamo tradizionali, e più discorsiva, più sciolta, più sintatticamente anche vicina alla prosa. Okay? La produzione di Luzzi degli anni 60-70 è una produzione che, nonostante le riserve, anche i pregiudizi che una buona parte della cultura italiana, che intanto si era levata dalla Toscana, se n'era andata o a Milano o a Roma, e poi aveva lavorato in altre direzioni, però anche questi autori lombardi, romani, spesso riconoscono in Luzzi una delle voci più significative del Novecento. Gli altri fiorentini rimangono un po' indietro da questo punto di vista. Ora semplifico molto il discorso, però grosso modo le cose stanno così. Anche uno dei grandi poeti del Novecento, perché quando sono venuto qui ho detto, ora vi inizierò dicendo il maggiore poeta fiorentino del Novecento, Mario Luzzi, cosa che è vera, forse in assoluto, ma in realtà c'è un altro grandissimo poeta fiorentino del Novecento che si chiamava Franco Fortini. Franco Fortini, ce ne sono tanti altri ovviamente, ma insomma, se vi devo dire quelli che oggi anche il canone della critica contemporanea considera tra i maggiori, c'è anche Franco Fortini. Salvo che qual è la questione? Che Franco Fortini, più giovane di Luzzi, scappa da Firenze e per tutta la vita avrà un rapporto di odio verso questa città, dove è nato, dove si è formato. Vivrà quasi tutta la vita a Milano e a Siena, dove insegnava. Franco Fortini odia Firenze per una serie di motivi, uno dei quali è che odia l'ermetismo, cioè il suo impegno politico, non posso neanche dire comunista perché era a sinistra il Partito Comunista, il suo impegno politico molto forte, insomma praticamente non c'era niente che andasse bene a Franco Fortini di come intendeva la cultura, il cattolico, ermetico, Luzzi. Eppure anche Franco Fortini lo chiama l'avversario ideale e continuo, no? Cioè in questa idea molto bella, molto dialettica e molto novecentesca, che l'avversario, cioè colui che in questo caso da un punto di vista politico, ma anche di politica culturale, ma anche di modo di intendere la missione dell'artista, del creatore, dell'intellettuale, era agli antipodi rispetto al suo mondo, era agli opposti, però ideale e continuo. Cioè io devo sempre confrontarmi con lui per capire dove sto, per posizionarmi devo guardare dove è lui. Questo per farvi capire che appunto Luzzi è una figura di riferimento nel secondo Novecento, anche a Milano, anche a Roma, dove si facevano tutt'altre cose e dove il suo lavoro interessava, perché era comunque quello di un grande poeta. Quindi anche autori lontani dalla sua visione del mondo, dal suo lavoro, sono fortemente legati alla figura di Luzzi. Procedo ancora un pochino e poi passo alla seconda parte, quella che forse vi interessa di più, ma mi sembrava importante mettere questi punti di riferimento. Luzzi appunto scrive anche dei saggi molto importanti e continua a scrivere per tutta la sua vita. Muore nel 2005, quindi l'anno prossimo sono 20 anni dalla morte di Luzzi, nell'ultima parte della sua vita diventa senatore, viene chiamato, sapete che oggi si usa molto meno, anzi c'è chi vorrebbe abolire la posizione di senatore a vita, ma nel Novecento, era per esempio Montale, no? Era stato senatore a vita, quindi figure illuminanti,
della scienza, della cultura, di vari campi del sapere, venivano dal Presidente della Repubblica chiamati, no, in Senato come senatori a vita. Succede anche a Luzzi, e negli ultimi anni della sua vita è particolarmente impegnato, mi sembra un tema di attualità, quindi insomma ci tengo a ricordarlo, sul versante del non posso neanche dire pacifista, ma diciamo così, è particolarmente impegnato sul versante della promozione della pace a livello internazionale. C'è un testo molto bello sulla guerra che Luzzi scrive, che è riprodotto in quel volume che io ho curato, e dopo vi faccio vedere anche la copertina, che si intitola Scelus, questo testo, Scelus, quindi la parola latina per dire delitto, scelleratezza. È un testo che è rivolto al Papa, lui ha anche un dialogo col Papa, che allora era Giovanni Paolo II, e quindi c'è questo Luzzi politico, diciamo così, della ultima parte della sua vita, che però è una politica molto affidata sempre alla parola poetica. Quindi 70 anni dopo La Barca, perché La Barca è del 35 e questi testi che vi dico sono fine 2004, inizio 2005, Luzzi continua a esprimersi in versi, continua a lavorare sui versi. Qui vi ho messo, devo passare di qua, qui vi ho messo qualche spunto. Allora, c'è questa foto che non mi piace per niente, perché con questo abbigliamento mi sembra non so, un sassofonista, però questa è la foto. Però questo è un buon libro se volete avere, sassofonista anni 80, se volete avere una idea complessiva del lavoro di Luzzi, della poesia, del teatro, dell'intellettuale, che è la monografia che Daniele Piccini gli ha dedicato per Salerno Editrice. Salerno Editrice è un editore di Roma che, tra le varie cose che fa, pubblica monografie sui grandi scrittori italiani. Quindi voi avete Machiavelli, Ariosto, Montale, e avete anche Luzzi. Questo sempre per farvi capire la statura di questo personaggio. Non sono moltissimi, c'è Pasolini, ma non sono moltissimi gli scrittori italiani del Novecento che hanno queste monografie. Esiste anche una rivista, vi ho messo qui, non so se si vede, sì, una rivista dedicata a Mario Luzzi che si intitola Luziana, per l'appunto. Poi c'è il Meridiano che raccoglie l'opera poetica fino al 98, esce nel 98, e poi vi ho messo anche questo volume di teatro, perché potrebbe interessarvi il teatro di Luzzi, molto. Voi sapete per esempio che in questi ultimi anni, no, con le questioni di gender eccetera, si è molto guardato alla figura di Ipazia, no? Questa martire, questa donna martire, diciamo così, della libertà di pensiero e di ricerca. C'è stato anche un film qualche anno fa, non so se lo avete visto. Ecco, Luzzi scrive un testo teatrale dedicato ad Ipazia, ben prima che queste questioni fossero all'ordine del giorno. Per cui, ecco, Ipazia, per esempio, se voleste leggere un testo teatrale di Luzzi, ogni tanto capita anche di vederlo rappresentato, non è facilissimo, però è un riferimento che vi do perché potrebbe interessarvi. Diciamo che la sua produzione poetica, che appunto riguarda 70 anni, lui stesso ha provveduto a dividerla in blocchi, e cioè ha preso delle raccolte poetiche e le ha riunite in un'unica sequenza. Sapete che a volte i poeti lo fanno, no? Per esempio Ungaretti fa il Vita d'un uomo, sono le poesie della sua vita, no? Ecco, nel caso di Luzzi, il blocco 35-60, cioè tutto quello che lui ha scritto tra La Barca e quella svolta che vi dicevo prima verso la prosa, verso un diverso tipo di poesia, si intitola Il giusto della vita, che è un suo verso,
E poi invece il blocco 63-85 si intitola Nell'opera del mondo. E qui mi interessa questa parola opera, perché poi il testo che vi leggerò è proprio dedicato al concetto di fabbrica in senso architettonico e di opera. Pubblica altre raccolte dopo l'85, naturalmente, quella forse più interessante per voi, in un'ottica di saldare le questioni della cultura visiva e il territorio senese, è, io credo, il Canto terrestre e celeste di Simone Martini, che è una raccolta del 1994, dove Luzzi immagina appunto questo viaggio di Simone Martini attraverso le colline senesi, e con dei riferimenti puntuali alla pittura del 200, ma anche al paesaggio toscano. Qui vi ho messo poi questi tre libri che sono a vario titolo legati agli interessi di Luzzi per le arti visive. Il primo che vedete di qua, Luzzi critico d'arte, è un bel volume che è stato fatto quando lui era ancora vivo e raccoglie una serie di scritti sulle arti di Luzzi e anche su Luzzi e l'arte. In particolare ci sono degli interessantissimi agganci con la scultura, che probabilmente proprio in un'ottica appunto di tridimensionalità vi possono interessare, e un autore molto legato a Luzzi, ne parlavamo con Simone Barbi, è Venturino Venturi, che è un altro autore toscano, uno scultore toscano, però loro queste cose non le sanno perché lo avete fatto l'anno scorso. Ecco, uno scultore toscano molto amico di Luzzi che appunto, da quel che ho capito, è stato oggetto del progetto dell'anno scorso, Vangi. Ecco, però anche Vangi è uno scultore che a Luzzi interessa molto. E poi, quindi, Luzzi critico d'arte, poi all'altro estremo questa monografia Luzzi e lo sguardo dell'arte, che potreste aver voglia di sfogliare per cercare anche lì degli spunti e degli stimoli, uscita per l'editore ETS di Pisa. E poi nel mezzo, ma casualmente perché mi piaceva da un punto di vista grafico, non per motivi di autoesaltazione, vi ho messo questo volumetto che io ho curato nel 2004, quando Luzzi compiva 90 anni, dove c'è appunto quella poesia Scelus che vi dicevo sulla guerra, con il testo autografo, perché lui molto cortesemente ci concesse la pubblicazione del testo autografo, e poi c'è un'intervista dove pure potreste trovare qualche spunto, un'intervista che io feci a Luzzi proprio sui suoi rapporti, soprattutto col cinema, devo dire, perché Luzzi è stato anche uno spettatore di cinema. Esiste anche un volume di critiche cinematografiche che lui scrisse per alcuni anni sui giornali, che sono state poi appunto raccolte in volume. Mi pare Uno sguardo dal buio, si intitola qualcosa del genere. Questi sono tre spunti bibliografici, diciamo così, a scendere in medias res. Mi rendo conto che vi ho dato dei lampi proprio di questo autore, insomma, però naturalmente potrete approfondire quanto vorrete. La bibliografia di Mario Luzzi è sterminata, perché è una vita di scritture, anche di scritture critiche. La bibliografia su Mario Luzzi è sterminata, perché immaginate, hanno iniziato a scrivere su di lui nel 35 e ancora escono saggi, quindi è un mondo molto vasto. Però per esempio il libro di Piccini che vi ho mostrato prima è abbastanza recente, e quindi anche per navigare, non so, per esempio voleste approfondire un aspetto, Luzzi il teatro, o una raccolta su fondamenta invisibili per il battesimo dei nostri frammenti, eccetera, potete qua trovare una prima bibliografia orientativa, diciamo così, su cui costruire un discorso. Ecco, allora, vengo ora appunto
alle questioni, no, qui enunciate, spazio, aria, figurazione, colore. Naturalmente io ne parlo da letterato, faccio una non dovuta forse premessa che, come dire, ha una passione per l'architettura, un interesse, ma naturalmente le mie competenze tecniche non vanno in quella direzione. Quindi su che cosa mi soffermo adesso, e soprattutto voglio leggere i testi, perché poi sono i testi che parlano per i poeti, insomma, i poveri poeti si affannano continuamente a ricordarcelo, come i registi, come tutti gli artisti, no? Anche gli architetti stessi, insomma, no? Parlano per me le mie opere, no? Ecco, quindi mi limito a un discorso preliminare. Allora, i poeti del Novecento hanno sempre avuto una grande attenzione verso le immagini. C'è proprio tutta una tradizione forte della poesia novecentesca, e tutt'oggi molto forte, di attenzione al dato visivo, che non vuol dire schiacciare quello acustico, che non vuol dire schiacciare gli altri sensi, però c'è una forte attenzione al dato visivo, che si declina in modi molto diversi. Nel caso di Luzzi si declina in accordo con una sua visione, possiamo dire, liturgica della poesia. Quando dico liturgica non intendo solo il suo cristianesimo, che è un dato molto forte e ineliminabile, cioè noi dobbiamo sempre, quando leggiamo Luzzi, tenere conto che parliamo di un autore cristiano e che per tutta la vita ha avuto dei forti riferimenti religiosi, anche proprio di frequentazioni. Per esempio a Pienza frequentava dei sacerdoti nelle estati che trascorreva lì. Però quando dico visione liturgica della poesia, io intendo qualcosa anche di più ampio, perché in fondo una visione liturgica della poesia l'avevano gli antichi greci, è una cosa che si ritrova in tante civiltà, no? Cioè la poesia come un qualcosa di rituale, ecco, qualcosa che avvicina al sacro, parola chiave del Novecento, parola che riguarda i poeti cattolici, i poeti non propriamente cattolici o diciamo cattolici in un modo anche agonistico, come Pasolini per esempio. Ecco, sacro è una parola chiave per capire Pasolini, che è appunto un autore dichiaratamente comunista, ma con questa fortissima propensione a questa dimensione del sacro. Quindi, insomma, quello che vi voglio dire per farvi capire, e che forse vi interessa anche poi nel dover progettare, quando si parla di sacro per questi autori non si parla per forza di una confessione, di una religione o di un rapporto con il cattolicesimo, ma si parla di una dimensione trascendentale, ok? Di una dimensione seconda della realtà che li interessa e che passa per la visione, che passa per esempio appunto il confronto con le opere d'arte, con la scoperta dell'arte. L'arte è quello spazio che non trascorre, a differenza del tempo della vita. Il tempo dell'arte è un tempo che non trascorre, no? L'immagine fissata sulla tela, sull'affresco, resta e introduce l'essere umano finito, transeunte, destinato a scomparire, in una dimensione ulteriore di esistenza e di temporalità. Quindi è una specie di spazio accesso a una seconda realtà. Quindi il poeta nel cogliere le cose nella loro presenza, nella loro assenza, nella loro disponibilità a un dialogo con la poesia. Sono cose, mi rendo conto, un po' astratte, ma adesso cerco di renderle un po' più concrete attraverso i testi. Ci sono dei riferimenti pittorici, in questo caso, ma a tema architettonico, che sono fondamentali, secondo me, per capire queste
questa concezione dello spazio in Luzzi, che diciamo così passa per tre grandi assi. Ecco, se volessimo ragionare su cos'è lo spazio per un autore come Luzzi, ma ripeto, un discorso simile potremmo farlo per altri, a cominciare da Pasolini. Io direi la luce, il tempo e l'immaginazione. Ecco, direi che questi tre assi, luce, tempo, immaginazione, ci aiutano a entrare in questo discorso. Perché? Perché è un discorso che passa per una parola che ha un grande valore nel Novecento italiano. Ungaretti scrive sentimento del tempo, non a caso, negli anni 30, no? Questo concetto di sentimento, che è un concetto che non va inteso in senso romantico, naturalmente, sentimentale, ma va inteso in un senso percettivo anche, percezione fisica del tempo, che poi introduce una dimensione ulteriore, trascendentale. Quindi il sentimento della forma, per esempio nel caso di Luzzi, che cos'è? È cogliere attraverso la luce, attraverso il tempo e attraverso la facoltà creativa, che ho chiamato immaginazione, cogliere il sentimento della forma, cioè ciò che la forma è in grado di trasmettere. Questo è qualcosa di più che atemporale, transtemporale, cioè che tiene insieme i tempi, le epoche, le realtà. La pittura, da questo punto di vista, per Luzzi è proprio in quell'ottica che vi dicevo prima, di cogliere il sacro, la sacralità, la dimensione ulteriore della vita, è un passaggio fondamentale. Qui vi ho messo pittori di epoche diverse che lavorano sullo spazio, sulla forma, sul paesaggio, sulla luce, in modi diversi, ma anche in qualche modo allineabili su uno stesso sentimento della forma, diciamo così, che esprimono uno stesso sentimento della forma. Il primo esempio, i primi due, sono tre esempi toscani e uno di confine, perché Morandi era bolognese. Comunque, il primo è Masaccio, vedete la Cappella Brancacci, e vi ho messo appunto queste architetture pre-rinascimentali, naturalmente medievali, della Cappella Brancacci. Il secondo, siamo ad Arezzo, naturalmente, la leggenda della Vera Croce di Piero, con questa città sullo sfondo, e poi due esempi novecenteschi. Uno è Ottone Rosai, un pittore che non so se avete mai sentito o conoscete, un pittore e uno scrittore più grande di Luzzi, molto legato agli ermetici, cioè avete delle foto anche molto belle, ci sono delle foto molto belle, non le ho messe, avrei potuto, di Ottone Rosai, già quarantenne, con questi ragazzi dalle parti di Arcetri, perché lui aveva lo studio lì, via San Leonardo, quella zona lì di Firenze, e Ottone Rosai è un maestro per questi ragazzi, e queste sono le colline di Firenze, come vedete, potete riconoscere facilmente. E poi un altro pittore al quale sono legati tutti praticamente gli scrittori del primo Novecento eppure del secondo Novecento, cioè Giorgio Morandi, che immagino conosciate. Naturalmente non ho messo le nature morte, le bottiglie, ho messo per coerenza tematica delle costruzioni, dei fabbricati, degli edifici, ma naturalmente nel discorso luce, tempo, immaginazione, da questo punto di vista i fabbricati anche in Morandi hanno un valore in qualche modo di una sacralità dell'immanente, ecco, cioè di ciò che è, di ciò che esiste, di ciò che si fissa nel tempo. E in questo, diciamo, forse fra la bottiglia e una casa su una curva della collina bolognese non c'è troppa differenza. Ora, qui sono due le cose che mi interessa sottolineare. Una è il vigore costruttivo di questi pittori, che nella propria dimensione architettonica si interessano alla natura massiccia, immanente appunto di questi corpi, cioè sono corpi
ovviamente, o anche corpi umani, perché ovviamente hanno una presenza volumetrica anche i corpi umani, che sono in qualche modo radicati nella terra, pesano sulla terra, ma la loro funzione di trasmissione nei secoli di un sentimento della forma è qualcosa che li proietta nei secoli in avanti, no? O indietro, cioè, come dire, è un'arte che dialoga fra i secoli, che permette il dialogo fra i secoli. Masaccio e Ottone Rosai, Piero della Francesca e Morandi dialogano in questo vigore costruttivo. L'altro aspetto, appunto, è la luce, la luminosità. Ora, sulla luminosità ci sarebbe da fare un discorso molto lungo, che cerco invece di comprimere in poche battute. La solarità, voi lo sapete, credo, è, al di là del mondo antico, è un mito rinascimentale, no? È un mito rinascimentale molto forte. Se voi pensate appunto a Marsilio Ficino, a quella che si chiama la temperie platonico-ermetica, per l'appunto, cioè tutta un filone sapienziale della cultura italiana rinascimentale, ecco, questo mondo ha come suo punto di riferimento primo il lumen, no? Il lumen, cioè la luce, che è naturalmente un simbolo divino che penetra ovunque, no? Vi ricordate anche Dante, naturalmente, la Divina Commedia, no? In una parte più e meno altrove, come dice nei primi versi del Paradiso Dante, insomma, una funzione strutturante e irraggiante della luce che dà vita e che dà movimento a ogni cosa. Questo è un elemento costante della cultura occidentale, appunto dal mondo antico, passando per il Medioevo, arrivando appunto al lumen rinascimentale di Ficino, fino al 600, al 700, no? Per esempio, uno dei nostri grandi filosofi, Tommaso Campanella, famoso perché ha scritto La città del sole, no? Che è pure un testo che, se non avete mai letto, vi consiglio fortemente, perché è un testo architettonico, cioè questa utopica città del sole viene descritta innanzitutto nei suoi elementi costruttivi, come è fatta, con questi palazzi fabbricati gli uni addosso agli altri per scopi, diciamo così, sociali. Ecco, Campanella, in un testo poetico, è stato un grandissimo poeta Campanella, oltre che filosofo, in un testo famoso parla del gran spazio in cui lo mondo siede, tutto consperso di serena luce, no? Dove questo verbo molto bello, molto bello, consperso di serena luce, vi torna a dare quest'idea del lumen irradiante, irraggiante, no? Cioè di una luce che cade, che bagna, un verbo che usano spesso i poeti, la luce bagna i luoghi, come se fosse un elemento acquatico. Ecco, tutto questo in Luzzi, tutto questo mondo figurativo, visivo, in Luzzi ha una ricaduta molto forte. E ha una ricaduta anche rispetto alla sua posizione nella società, cioè alle sue posizioni politiche, oserei dire. Perché? Perché di fronte a questa luce che si distribuisce sulla terra, questa luce creatrice, questa luce che appunto modella gli spazi e li consacra e li rende sacri attraverso quello che chiamavo prima il sentimento della forma, viene intorbidata, diciamo così, viene opacizzata, viene oscurata dalle violenze della storia. Quindi c'è quest'idea molto forte, che se volete anche questa in parte è dantesca e in parte è legata anche a spunti teologici molto forti, ma su questi non mi soffermo. Insomma, c'è quest'idea, diciamo così, di una luminosità naturale che la storia
intorbida, occulta, opacizza con la sua violenza. Ultimo elemento, e poi passo ai testi, c'è un'idea di passaggio delle generazioni sul paesaggio, cioè questo lavoro che collega fra di loro Masaccio, Piero, i pittori del 500-600 e poi fino a un lavoro di trasmissione, è un lavoro di dialogo tra le generazioni. Questo tema del dialogo fra le generazioni, cioè del passaggio degli uomini che scompaiono, ma transitando lasciano dei segni, lasciano dei segnali, lasciano dei frammenti del loro passaggio sulla terra, è un elemento molto presente nella poesia di Luzzi, fin dalla barca, fin dai primissimi testi, dove appunto il tema, diciamo così, della devozione dei vivi verso i morti e del debito verso il passato e verso le forme che il passato ci lascia è particolarmente importante. Fra poco leggiamo un testo del 65 di una raccolta che si intitola Nel fondo delle campagne, e lì il tema dei morti tocca da vicino Luzzi, perché nel 59 muore la madre, e tutta questa raccolta del 65 presenta testi in cui c'è questo legame con la madre. Ma ripeto, il tema del dialogo coi morti, del rapporto intergenerazionale, è un rapporto particolarmente forte. Ecco, veniamo, sì, più o meno dovrei essere nei tempi, veniamo a queste immagini che vi ho messo per introdurre al primo dei due testi di cui adesso vi parlo. Non prima di aver detto una cosa, ecco, fra i maestri della poesia del Novecento, fra i maestri di Luzzi, fra i maestri di Pasolini, c'è Pascoli. Pascoli, che appunto in un certo senso gioca in una chiave antidannunziana, no? Perché semplificando un po' il discorso, semplificandolo fin troppo, anche perché Pascoli e D'Annunzio si stimavano moltissimo, questo non si sa, ma è così. Però, diciamo, semplificando si tiene a distinguere, no? Nel primo Novecento c'è D'Annunzio, il Vate, il supereroe, la solarità dispiegata, il mezzogiorno, eccetera, e dall'altra parte c'è Pascoli, le piccole cose, il fanciullino, la poetica di messa, no? Allora, è una distinzione per larghi tratti non vera da un punto di vista della storia della cultura, ma quello che mi interessa ora sottolineare è che da un punto di vista proprio poetico, in Pascoli i poeti del Novecento trovano un contravveleno, diciamo così, a ogni eccesso retorico, a ogni eccesso di canto dispiegato, di canto in pienezza, che è considerato non più accettabile. E anche Luzzi, perché vi citavo Pascoli? Perché anche Luzzi è lettore di Pascoli, amante di Pascoli, e di queste visioni, soprattutto di un paesaggio aereo che c'è in Pascoli, e questo mi rimanda naturalmente, qui c'è Lorenzo Mingardi che ha studiato De Carlo, rimanda al Pascoli Urbinate, no? Al Pascoli che sui colli di Urbino, quelli che poi appunto sono stati oggetto di interventi da parte architettonici, naturalmente a parte di De Carlo, scrive una serie di testi. Ecco, quel Pascoli lì, che ha del paesaggio una visione aerea, addirittura quasi assumendo il punto di vista degli uccelli, no? Punto di vista volatile, diciamo così, che è un altro elemento interessantissimo della cultura italiana da Leopardi in poi, assumere il punto di vista di un uccello che vede il mondo dall'alto, no? Che vede il mondo, che sorvola il paesaggio. Ecco, le crete senesi, appunto, le zone del Senese che Luzzi vi spesso porta nella sua poesia, qui vi ho messo questa foto di Luzzi contro un vetro, che è appunto un'immagine di trasparenza che mi solleticava,
sono luoghi, cerco un pochino di concretizzare e di portare verso anche quello che forse interessa a voi il discorso, in cui il sentimento delle forme si fa appunto plasticamente evidente, sono luoghi che il poeta interroga, cercando in queste, grandi assi che vi dicevo, la luce, il tempo, l'immaginazione e poi l'immaginazione creativa, delle risposte. Luzzi è stato chiamato spesso anche il poeta delle domande, perché effettivamente se vi prendete tutte le poesie di Luzzi e le sfogliate, soprattutto a partire dagli anni 60, i punti interrogativi si moltiplicano. È un poeta che spesso nei suoi testi usa i punti interrogativi. Allora, qui in questo testo di cui adesso che vi leggo e commentiamo, diciamo, questi due testi si legano a due grandi questioni che voglio affrontare adesso: il paesaggio e la... Ok? Parto dal paesaggio. Allora, qui ho preso un testo del 65 che si intitola Dalla Torre. Il titolo della raccolta, Dal fondo delle campagne, riecheggia un tema molto presente nella poesia italiana. Qualche anno prima un altro maestro del Novecento, Andrea Zanzotto, aveva pubblicato Dietro il paesaggio, un'altra raccolta fondamentale del Novecento. Quindi tema paesistico, ma anche ciò che sta dietro il paesaggio, e qui di nuovo torniamo alla teatralità, il paesaggio come quinta scenica, come spazio scenico. Cosa che, se avete presente Pienza, come è fatta e come è nata, no? È una questione essenziale, no? Cioè Pienza è una, oggi noi diremmo, una installazione sostanzialmente, no? Perché è una quinta scenica di città calata in un territorio vergine, no? Vergine architettonicamente all'epoca, naturalmente. Quindi, dicevo, Dalla Torre, noi sappiamo, perché Luzzi poi lo ha detto, che è la Torre di Montalcino, però questo non ci interessa, perché potrebbe essere appunto una qualunque delle torri che si dispiegano su questo paesaggio. E torno a, con l'imprima, vi dicevo, la luce bagna, la terra si increspa, la terra fa delle onde, no? Cioè questi elementi di movimento del paesaggio sono fondamentali nella poesia di Luzzi. Che cosa mi interessa di questo testo che ora vi leggo? Allora, siamo a Montalcino, c'è una torre, siamo in autunno, il poeta ha una cinquantina d'anni, più o meno, essendo nato nel 14, ed ha perso la madre. Questo è il quadro, diciamo così, in cui entrare. Ora, naturalmente la torre nella cultura occidentale e anche nella cultura religiosa, turris eburnea, no? È un epiteto che si riferisce alla Madonna, no? Quindi ha un valore di potenza, diciamo così, di affermazione di potenza, oppure è un dettaglio estetico, no? È un incunabolo, un inserto estetico. Nel caso di Luzzi non è niente di tutto questo. La torre è una forma che restituisce, diciamolo pure con Ungaretti, un sentimento del tempo. È spazio e tempo. È, diciamo così, ora leggendolo cerco di farvelo capire, un catalizzatore, ecco, la potremmo dire questo, è un catalizzatore di pensieri sul tempo-spazio, ma non tanto sul tempo-spazio che passa, ma sulla qualità del suo passare e del modo in cui noi passiamo dentro il tempo-spazio. Ve la leggo, così spero che queste mie parole non siano troppo astratte. Io non sono un lettore di poesia, sono un critico, uno studioso, però ve la leggo cercando di darvi la poesia. Ecco, mi raccomando, questo è una raccomandazione che faccio ai miei studenti, ma la faccio pure a voi, visto che lavorerete su un poeta. La poesia ha una scansione, una ritmica, una melodia, un'armonia. Quindi quando noi la leggiamo non è
un WhatsApp, ma non è nemmeno una prosa, anche se questo è già il Luzzi che muove verso la prosa, è un Luzzi meno lirico, meno tradizionalmente lirico del Luzzi degli anni 30 e 40, è un Luzzi già che ha sciolto la sua penna, che corre di più, ma è comunque poesia, insomma, e quindi chiede delle cadenze, che sono un disassamento, se posso rubarvi questo verbo, no? Che sono un disassamento fra la sintassi e la ritmica, no? Cioè c'è una non perfetta coincidenza nella poesia fra la sintassi, questa è in tutti i secoli, a partire dallo Stil Novo, ma nel Novecento in modo molto forte. Ve la leggo. Dalla torre. Questa terra grigia, lisciata dal vento nei suoi dossi, nella sua galoppata verso il mare, nella sua ressa d'armento sotto i giochi e i contrafforti dell'interno, vista nel capogiro degli spalti, fila luce, fila anni luce misteriosi, fila un solo destino in molte guise. Dice: guardami, sono la tua stella. E in quell'attimo punge più profonda il cuore, la spina della vita. Questa terra toscana, brulla e terza, dove corre il pensiero di chi resta, o cresciuto da lei se ne allontana. Tutti i miei più che 40 anni sciamano fuori del loro nido d'ape, cercano qui più che altrove il loro cibo, chiedono di noi, di voi, murati nella crosta di questo corpo luminoso. E seguita, seguita a pullulare morte e vita, tenera e ostile, chiara e inconoscibile. Tanto afferra l'occhio da questa torre di vedetta. Allora, cosa voglio puntualizzare? Questo è un testo che da solo richiederebbe un buon 40 minuti di analisi, perché è un testo che ha una sua complessità e i testi letterari si analizzano da tanti punti di vista, i temi trattati, il modo in cui è scritto, le parole che usa, i riferimenti, perché in questo testo chi come me di lavoro legge i testi letterari sente Manzoni, sente Dante, quel crosta è parola dantesca, per esempio, cioè sente una serie di tramature, di filature, di appunto, ogni tanto vi rubo le parole, di pietre da costruzione prese dalla tradizione. Ma quello che mi preme di sottolineare è questo: intanto questa visione aerea che vi dicevo prima, che è condensata dall'ultimo verso, cioè alla fine Luzzi scrive da quale specola guarda. Allora, questo è un tema ovviamente fondamentale della poesia del Novecento, ma sedendo e mirando interminati spazi di là da quella e sovrumani silenzi e profondissima quiete, no? Leopardi, l'infinito, no? I critici letterari, giustamente, quel sedendo è fondamentale, no? Perché l'uomo romantico, se avete presente i quadri, per esempio, del romanticismo tedesco, no? Se avete presente Friedrich, no? L'uomo romantico in piedi sulla scogliera col mare in tempesta davanti, no? L'uomo romantico sfida la natura e sta in piedi, e invece Leopardi siede e mira in un atteggiamento meditativo, contemplativo. Allora, qui si parte dalla specola di osservazione, dal punto di osservazione, no? Quindi, da questa torre di vedetta, quindi da una costruzione militare che l'uomo ha costruito per ragioni di sopraffazione, di difesa e di sopraffazione, perché la storia entra nella vita umana e la devasta,
e la distrugge, la orienta, perlomeno la orienta e la determina. Ecco, da questa torre di vedetta, da cui si scorge il mondo, il mio occhio afferra tanto. Tutta la poesia che precede è quel tanto, se ci pensate, no? Tutti i versi precedenti sono condensati in quel tanto. E cos'è questo tanto? Questo tanto è il paesaggio che si coglie dalla torre, come dice il titolo, no? Ed è il paesaggio, come vedete, è intanto forma concretizzata, materiata, ed è luce. Se voi ci fate caso, gli elementi anche di questo testo, in parole chiave, hanno, se lo vedete sopra di me, ho sbagliato a non mettervi versi perché vi avrebbe aiutato, ma insomma sono pochi. Allora, vedete, pila luce, vedete, poi andiamo sotto e troviamo la stella, poi andiamo sotto e troviamo che la terra di Toscana è terza, una parola che si usa per la luce e per l'acqua. E tutto il testo è costruito evidenziando la natura equorea, oceanica o tirrenica, mediterranea, comunque marina, di questi paesaggi, che sono quelli di prima che vi faccio rivedere, no? Di questi che insomma conoscete, credo, di questi paesaggi ondosi della campagna. Allora, qui poi ci sono queste immagini, vedete, la galoppata verso il mare, che sono immagini appunto di una corsa sfrenata, di un paesaggio che è anche quasi animale, però che corre verso il mare, quindi come se questi colli, queste colline presentissero i movimenti che fa il mare al di là, no? Sulla costa tirrenica. E poi ci sono gli animali veri e propri, la ressa d'armenti, cioè le bestie al pascolo, naturalmente. La natura a volte anche fortezza del paesaggio stesso, no? Tant'è che noi usiamo la parola contrafforti appenninici, e la usa anche Luzzi, no? Per dire, quindi umanizzando, antropizzando il paesaggio. Questo è un altro elemento importante, no? Il paesaggio noi lo antropizziamo di continuo, ogni volta che diciamo madre terra o cose del genere, noi antropizziamo il paesaggio, no? E lo antropizziamo spesso anche terminologicamente, usando queste parole. E poi però vedete il salto da il paesaggio. Io sono sulla torre, vedo queste colline davanti a me, la luce fila il paesaggio cola davanti a me, ma filano anche gli anni luce. Ecco il salto dall'Iket Nunc, da quello che ho davanti adesso, no? Verso una dimensione altra, di tempi che si accavallano, che galoppano a loro volta. E quindi qui, vedete, in quell'attimo punge più profondo, poi vedete la costruzione tipica della poesia, no? Il cuore, la spina della vita. Sintatticamente bisognerebbe dire che la spina della vita punge il cuore, ma il poeta inverte, per motivi espressivi, l'ordine sintattico. Quindi consapevolezza del transeunte, consapevolezza della finitudine. Tenete conto che lui ha perso la madre. Noi lo sappiamo da altri testi che precedono e che seguono, ma i testi fanno sempre sistema fra di loro, no? E quindi io adesso non ho il tempo di leggervi quello che precede e segue, ma insomma fidatevi che c'è in filigrana questo lutto anche, no? Cioè la morte è più presente perché lo ha appena sfiorato, lo ha appena toccato. E quindi vedete, questo riferimento a chi resta e chi se ne va rientra in quello che vi dico con chi se n'è andata. Dopodiché, vedete, c'è la ricerca. Prima vi dicevo Luzzi, il poeta delle domande, degli interrogativi, vedete nella parte dei versi finali,
chiedono, i miei 40 anni chiedono, no? Cioè c'è proprio questa mozione di domanda che in questi momenti privilegiati di riflessione, di scoperta, il poeta ha, per cui si interroga il cibo, noi, voi, murati nella crosta di questo corpo luminoso. E gli ultimi versi, appunto, ci riportano a questo sciamare, disperdersi della vita, che è chiara e inconoscibile. Altra parola di luce, chiara, no? Luminosa, chiara, e però inconoscibile. Passo all'altro testo, perché veramente non voglio stancarvi oltremodo. L'altro testo l'ho preso da questo libro, che è una delle ultime cose che ha scritto, non delle ultimissime, che si intitola Opus Florentinum, e qui il centro del discorso è Santa Maria del Fiore, o è meglio la fabbrica di Santa Maria del Fiore. E qui si entra in un campo ulteriore, cioè non solo il paesaggio, ma anche l'architettura come oggetto di affezione, cioè qualcosa cui il poeta è legato da un sentimento di affetto. Ora, la cattedrale, qui bisognerebbe aprire un'altra parentesi lunghissima che condenso, la cattedrale, come sapete, è un elemento che nella cultura 800-900esca ha un valore simbolico particolarmente forte, perché si lega, soprattutto in età romantica, no? Si lega a un'idea di un medioevo, anche idealizzato se volete, in cui comunità coese, in Italia, in Francia soprattutto, penso alle cattedrali gotiche, in un'unione, diciamo così, fattiva, operativa, ma anche mistica del popolo, esprimevano la loro devozione e la loro anche però comunità, appunto il loro senso di comunità, attraverso queste straordinarie imprese costruttive, queste fabbriche, no, della cattedrale, che in qualche modo cercavano di elevare non il singolo ma la comunità verso Dio, cioè di mettere in connessione la città alla quale si apparteneva e per la quale si operava con il divino. E c'è tutta naturalmente una letteratura che voi conoscerete meglio di me, da Ruskin ai francesi e anche in Italia, insomma c'è tutta una letteratura, e anche gli scrittori tout court, pensate solo a Notre Dame de Paris, no, di Victor Hugo, anche gli scrittori sono coinvolti in questo momento. Allora, Luzzi naturalmente va dopo, però quest'idea di un oggetto architettonico che per dimensione, che per materia, per un suo grado di equilibrio rappresenta un segno tangibile, diciamo così, della fede del popolo, in questo caso del popolo fiorentino medievale, tardo medievale diciamo, rispetto alla rispetto appunto della sua fede e anche però della sua capacità di operare in modo sinergico, in modo diciamo così collaborativo. Ecco, questa cosa sia perché appunto Mario Luzzi nasce, cresce a Firenze e quindi ovviamente c'è un legame personale, un legame d'affetto verso questo oggetto, sia perché, ripeto, la cattedrale rappresenta qualcosa di commovente per lui cristiano, per lui fiorentino, cioè un tangibile segno che resta nel paesaggio a distanza di secoli, di, ripeto, di una devozione popolare, di unità del popolo, ed è anche un'architettura che in qualche modo, ora vi leggo il testo, finisce per naturalizzarsi nel paesaggio urbano, cioè finisce per diventare nella sua eccezionalità, straordinarietà, sia appunto di dimensione, sia di significati simbolici, però diventa anche un elemento paesaggistico fuso, ecco, con naturalezza nel paesaggio. Vi leggo un brano. Questo testo è costruito molto di teatrale, Opus Florentinum, perché ci sono
vari tipi di dialoghi. C'è un dialogo fra gli operai che sono nella fabbrica del Duomo, che stanno costruendo il Duomo, e poi c'è Santa Maria del Fiore che prende la parola e parla di se stessa. Santa Maria del Fiore parla. Opus Florentinum del 2000, quindi vedete, è un Luzzi già anziano, che ha fatto tutta una serie di esperienze teatrali, come vi dicevo. Ve lo leggo e anche questo ve lo commento. È la mia voce ora che ascoltate. Sono Santa Maria del Fiore. Mi volle la città fervente, alta sopra di sé, sopra qualsiasi altra delle sue grandi basiliche e le sue umili parrocchie e santa reparata che custodisco in me. Grande mi concepirono i mercanti e il popolo minuto. Ebbero di me una visione grande Arnolfo, Giotto, Ser Filippo. Assistettero alla mia nascita essi, propiziarono la mia crescita. Un popolo di artefici si adoperò per me nei secoli. L'opificio è ancora aperto, non sarò mai compiuta. Mi scopro talune volte nuda e deserta in mezzo alla città. Su me sono la luna o il sole. Tutto l'altro del mondo non si vede, ma è in me vive, in me cuoce. Ho rischiarato i tempi umani e le passioni loro. Oggi dalla loro oscurità vogliono gli uomini dirmi grazie. Ed ecco, mi incendiano con i loro fari. Così apparirò dunque più visibile ai sopraggiunti, più vista. Sarò cercata, sarò protesa all'accoglienza, io stessa accogliente come devo. Ecco, allora qui si potrebbero anche qua fare tante osservazioni. La prima, che non vi ho detto, è un dato tecnico, cioè un dato storico. Questo testo esce nel 2000, il 2000 è l'anno del giubileo, e quindi questo riferimento ai fari che la illuminano e a lei che sarà accogliente è riferimento al fatto che, come sapete, appunto in occasione dei giubilei le chiese sono aperte, ci sono particolari atti di devozione, eccetera. Quindi è proprio un riferimento concreto al momento, ma è soprattutto la prima parte, naturalmente, che mi interessa sottolineare, no? Cioè, allora, intanto vedete, forse è chiaro che, ecco, qui va fatta una piccola premessa, parlo ancora 5 minuti, che dite, 5 minuti, Simone, e poi concludo, così sto nei tempi che mi ero dato. Va fatta una piccola premessa. Naturalmente questa è una visione di Luzzi che, no, prima vi dicevo, poeti che non amano particolarmente Luzzi o che lo discutono, è chiaro che è una visione assolutamente irenistica, per così dire, pacificata, di una cosa complessa come la costruzione di un Duomo, che naturalmente comporta da un punto di vista sociale e economico dei sacrifici enormi, no? È una visione appunto legata a quell'idea di cattedrale che vi dicevo prima, una specie di unione fattiva, operativa, del popolo minuto e del popolo grasso, per dirla in termini appunto medievali, che insieme collaborano per questo supremo scopo che ha un valore mistico. Questo lo dobbiamo in qualche modo accettare come precondizione. Per chi questa cosa non l'accetta, questo è un testo irritante ed è stato considerato tale, ovviamente. Questa è una premessa necessaria. Naturalmente qui quello che può essere interessante è questa idea di accoglienza dell'architettura, no? Cioè un'architettura fatta per accogliere, ma per accogliere chi? Per accogliere i pellegrini in visita al giubileo, ma per accogliere i viandanti nel corso dei secoli, cioè tutti quelli che hanno visitato o che sono stati a Firenze nel corso dei secoli, e addirittura per accogliere i secoli precedenti della storia della città, cioè per accogliere
le chiese precedenti, no? Il substrato, diciamo, architettonico stesso della città, no? Quindi questa santa riparata accolta, no? Vedete, è un che custodisco in me, no? Quindi questa idea di una cattedrale scrigno dei tesori della fede, naturalmente, ma anche dei tesori urbani della città, cioè della storia urbana. E quindi vedete poi questa idea appunto di una comunità che costruisce, che mette insieme i grandi architetti, no? Arnolfo è il primo nome che viene fatto, no? Quindi i grandi costruttori del passato, che sono quelli che oggi diremmo ci hanno messo i soldi, e anche il popolo minuto, perché naturalmente la maggior parte degli artigiani, no, erano popolo minuto, urbano o inurbato apposta, no, per costruire. Però in questo tema dell'accoglimento, della custodia, c'è anche il tema che ritroviamo, no, del rapporto fra i secoli, del sentimento della costruzione, della forma in questo caso, che collega fra di loro i secoli. E quindi quei due versi dell'opificio è ancora aperto, non sarò mai compiuta, no? Da un lato, se vogliamo leggerli religiosamente, significano quello che pensa un cristiano, cioè che la casa di Dio ovviamente sì, è in mattoni, è in pietre, ma in realtà quello che conta è appunto l'ecclesia, quindi la costruzione della comunità, e quindi il mio progetto è interminabile, perché naturalmente interminabili fino alla fine dei tempi saranno le generazioni che si avvicendano sotto il segno di Cristo. Ma da un punto di vista invece così, diciamo così, diciamo così, di visione degli spazi e delle forme, la questione è quella di un continuo metamorfosi organica quasi di questi spazi, quindi come se fossero appunto degli spazi non destinati a chiudersi, perché la loro natura li prevede organici, li prevede viventi. E questa dimensione del vivente, del biologico, dell'architettura la ritroviamo in queste immagini di lei nuda in mezzo alla città, no? Come se questo corpo di fabbrica fosse appunto un corpo umano che si naturalizza all'interno della città, che si offre spogliata naturalmente, diciamo così, degli orpelli, spogliata dei sovrasignificati, perché in Luzzi c'è fortissima, forse l'avete capito, insomma, una tendenza anche francescana in un certo senso a una religiosità spoglia e a un richiamo appunto a una chiesa, non dico proprio delle origini, ma insomma abbastanza essenziale. Sopra di me ci sono gli astri, qui è proprio Dante, diciamo, questo è proprio Dante ricordato, sopra di me ci sono gli astri, il resto, il mondo che non si vede, è quel popolo che sfila dentro di me, no? E quindi veramente qui c'è questa idea molto forte, che ripeto è un'idea religiosa, ma è un'idea sacra nel senso che dicevo prima, cioè di qualcosa che trascende anche la singola religione, ma che accomuna tutto quello che nell'uomo c'è di transtemporale, appunto accoglie il passare dei secoli. Sì, sfilano gli anni, trascorrono gli anni, io ne ho ormai più di 80 in quel momento, no? Ma ritrovo in questo spazio qualcosa che ha accolto le generazioni prima di me e continuerà ad accogliere quelle dopo di me. E quindi in questo, e così chiudo con questa bella immagine di Luzzi, sullo sfondo c'è naturalmente Firenze, con dei versi che lui sceglie, prima vi dicevo, no, di questi due blocchi, nel giusto della vita e nell'opera del mondo, che raccolgono l'opera di Luzzi. Ecco, nell'opera del mondo, se voi lo aprite, c'è un esergo che sono dei versi di Luzzi stesso.
sia grazia essere qui nel giusto della vita, nell'opera del mondo. Cioè sono i versi che lui ex post sceglie per titolare in pratica 50 anni di lavoro poetico. E voi capite che il giusto della vita ha molto a che fare con questa sua idea di quello che il paesaggio, gli spazi possono darci in termini di confronto e di non tanto di risposte ma di quesiti fondamentali che il poeta si pone, che spesso non vengono chiusi da risposte ma restano aperti. E l'opera del mondo è appunto questa idea che c'è fin dalle origini in Luzzi, fin dalla barca, di una cristianità o più in generale di un'umanità operosa, collettiva, comunitaria, che costruisce la sua dimensione materiale, fisica e spirituale di concerto, passando il testimone. Quindi anche in questo, no, le figure delle madri così presenti nell'opera di Luzzi sono figure spesso poi associate alle parche, sono figure di transito, di transizione, di garanzia di comunità. Va bene, io mi fermo, vi ringrazio l'attenzione, se avete quesiti o domande sono qua. Grazie. Sì, mi unisco all'applauso dovuto per questa lezione che penso, spero vi porterete sia nell'esperienza di questo semestre che praticamente parte oggi col progetto su Luzzi, si consoliderà la settimana prossima quando andiamo a fare il sopralluogo a Pienza e nei luoghi luziani, andremo a Sant'Anna in Camprena, andremo a vedere l'area di progetto che è vicina alla cappellina di Vitaleta, quindi da lì si vedrà Pienza, la valle, la Miata e Radicofani, quindi paesaggi ondosi citati oggi saranno poi negli occhi degli studenti e da lì in poi insomma cominceremo a fare questo progetto che vuole essere un po' la casa per l'opera di Luzzi, proprio perché anch'io credo che come poeti hanno nell'opera diciamo la loro più grande testimonianza, lo stesso deve essere in qualche modo fatto anche con l'architettura e l'occasione per dare anche un po' l'idea, no, di Luzzi, perché Luzzi quest'anno, perché volendo lavorare fuori Firenze, proprio per portare i ragazzi fuori da una zona di comfort che può essere quella della città fiorentina, per appunto avere l'occasione di andare a conoscere il mondo attraverso l'occasione del progetto, Luzzi ha questo rapporto fondamentale con Pienza, ha tutti i documenti, gran parte dei documenti che ha lasciato al centro della barca, quindi l'idea era di mettere insieme questi tasselli e quindi poi anche attraverso questo avere la scusa, e questa è veramente la scusa, la cosa più importante, per questa lezione e per tutto quello che questa lezione mi auguro porti poi nella biografia di ognuno di voi, quest'anno o negli anni successivi, cioè capire che se non è la poesia è un'altra disciplina, ma che l'architettura deve dialogare per forza con il mondo dell'arte, con il mondo della cultura, per darsi forza, per trovare spunti. Gli elementi, i temi che sono emersi oggi, sono elementi che forse al secondo anno è difficile ancora o già da tradurre in progetto, però sono elementi progettuali. Perché quello che conta è lo sguardo con cui si vedono le cose e poi ovviamente nella mano di ognuno questo sguardo si può tradurre in opera, nella penna si traduce in componimento poetico e lo sguardo di Luzzi l'abbiamo visto con questi due frammenti, ma che potete vedere anche con tutta la bibliografia che ci ha lasciato il professor Donati e che già in parte vi avevo sul suo suggerimento dato in quel documento su Moodle, potete insomma fare ognuno il proprio avvicinamento, il proprio incontro con questa poetica di Luzzi, con questo modo di guardare le cose, con questo modo di guardare nel nostro caso la Val d'Orcia.
ok, il paesaggio toscano. Io, se qualcuno ha domande, vi passo il microfono così... Qualunque tipo, senza timori di nessun tipo. Vai, lascio il microfono, prego. Buongiorno. Prima ci ha mostrato dei dipinti e quindi la capacità dello scrittore in questo caso di interpretare un'opera visiva. Però mi chiedo da architetto e le chiedo, nel momento in cui un progettista si trova a dover interpretare e quindi raccontare il proprio progetto, e quindi la parola è fondamentale, no? Succede in due casi, forse sia all'inizio, cioè nel concepimento, che alla fine, nell'espressione, nel racconto. Quindi le chiedo, secondo lei, quali sono le possibilità che scaturiscono da un'architettura più letteraria, forse, o non so se è il termine giusto. Comunque, come un progettista, vabbè, in questo caso un architetto, può fare uso corretto della parola. Sì, non ci sono solo studenti del corso al secondo anno, ci sono anche studenti di anni più avanzati, dottorandi, quindi la domanda ti lascio la parola. Allora, la domanda è giustissima, ma naturalmente forse andrebbe fatta più a uno scrittore, a un poeta, che a un critico, a uno studioso, quale io sono, insomma. Però le posso dire che d'accordo con col professor Balbi, cioè la vostra formazione intellettuale deve essere aperta a tutti i linguaggi, sia a quelli visivi, sia a quelli verbali. Un po' per motivi lavorativi, no? Perché appunto, come dice lei, a un certo punto deve essere verbalizzato il progetto, no? Non è solo su carta, addirittura in due fasi, come giustamente mi fa notare, perché forse bisogna anche che qualcuno lo accetti prima di partire, no? E quindi la mia raccomandazione è quella di, però ecco, non vorrei veramente mettermi qua a fare dei discorsi un po' astratti, ma insomma è quella di entrare nei linguaggi e capire come funzionano anche gli altri linguaggi, appunto. Cioè, per questo prima, quando vi ho letto i testi un po' rapidamente, è chiaro, sono testi su cui si potrebbe stare tanto, io potrei farvi osservare tante cose che non ho fatto, insomma. Però è chiaro che esiste un linguaggio tecnico di ogni disciplina, no? L'architettura ha il suo, la letteratura ha il suo, il cinema ha il suo, e imparare che cos'è un enjambement, cos'è un carrello nel cinema, o imparare bene come funziona il dripping in poesia, sono tutte in pittura, scusi, ovviamente, sono tutte competenze che secondo me, per quello che poi ho letto, appunto, ecco, mettiamola così, per quello che ho letto di testi di designer, di architetti, appunto, da De Carlo a Rossi, a Sozzas, a, non lo so, Mari, Munari, tutte le cose che mi è capitato di leggere, pur non essendo del mestiere, naturalmente, mi ha sempre colpito che in tutti questi maestri, diciamo, del Novecento, c'è una capacità di afferrare i portati tecnici, le specificità espressive di altre discipline e di rigiocarle in funzione del loro discorso. Però appunto, quando si leggono questi autori e poi si scopre che appunto magari a lezione raccomandavano di leggersi Proust o De Santis, o di andare al cinema a vedere Visconti, questo secondo me ci dà la misura proprio del bisogno di nutrimento, ecco, forse questa è la parola, di nutrimenti, parola molto poetica, nutrimenti terrestri, che gli architetti pure, come tutti i creativi, credo
insomma, abbiano bisogno di questo, ecco, sicuramente. Uscire dal proprio linguaggio per rientrarci con un bagaglio arricchito, ecco, la metterei così. Quindi il mio consiglio è leggete, ovviamente, tanto, guardate i film, andate alle mostre, fate tutta l'esperienza intellettuale che potete, e quando leggete anche cercate di capire come funziona un testo, cioè non solo, perché noi oggi siamo dentro una sfera comunicativa dove la comunicazione vale 99 e la forma comunicativa vale 1, diciamo così, apparentemente. In realtà questa è una falsificazione, cioè il messaggio di qualsiasi tipo è modulato da una forma che lo veicola, e quindi quando lei legge un testo di poesia come questo, se riesce ad afferrare perché è una cosa completamente diversa da un romanzo e perché il romanzo e questo sono una cosa completamente diversa da un cartello, da quel cartello lì, entra in una dimensione di possesso di strumenti di lettura della realtà che è infinitamente più ampia di quella che ha un tecnico che sa fare quella cosa e quella fa senza vedersi intorno. Ecco, non volevo passare al metafisico, ci sono più. Siamo capiti. Volevo fare una raccomandazione anche rispetto alle cose dette fino adesso. Siete al secondo anno. Parlare di poesia in università d'architettura può essere strano, può mettere anche a volte paura perché siamo tutti, in qualche modo abbiamo fatto tutti esperienza di quanto non sappiamo di un certo mondo, di una certa disciplina stamani. Però secondo me la vera discriminante è non avere paura di questa distanza, ma avere sete, la stessa sete che ci ha raccontato Riccardo Donati prima, quando Luzzi, giovane, traduceva, chiedeva di tradurre agli amici per poter appunto nutrirsi dei testi, per poter costruire il proprio sguardo sul mondo. Quindi c'è una questione fondamentale che tutti dovete tenere ben chiaro, che dovete in qualche modo nutrire a vostra volta, che è la generosità, che dovete chiedere ai docenti, ma dovete anche essere sempre voi pronti a dare anche a voi stessi. Bisogna essere generosi nel leggere, nell'assorbire. Bisogna spendere tempo perché poi col setaccio che ognuno di voi deve farsi e col tempo tutto quello che voi avete letto, scritto, ridisegnato, visto e quant'altro si può tradurre in strumenti di progetto, ma non esiste il prêt-à-porter o il suo, diciamo, corrispondente in architettura. Serve generosità, serve disponibilità a investire, non sprecare tempo. Quello che abbiamo fatto stamattina è un investimento grosso, no? Nel confrontarci con una disciplina distante, ma a cui possiamo guardare, da cui possiamo cominciare a rubare, no? Per poi tradurre. La questione che si diceva prima, secondo me, sta tutta nella traduzione, anche nella risposta alla domanda di prima. Cioè, noi dobbiamo riuscire a comprendere, prendere tutto quello che ci capita davanti agli occhi, che ci sembra interessante per qualche motivo, perché poi possiamo tradurlo. Nel tradurlo c'è già l'appropriazione dell'autore. Il Novecento è un secolo autoriale, non si scappa, e quindi anche questa allusione che viene da Luzzi all'importanza del passato, della permanenza, abbiamo visto anche in lui, ma lo sappiamo anche, se ne è parlato anche nei mesi precedenti in questo corso, è tutta da giocarsi su come poi traduco quell'esperienza, quelle permanenze, il passato, la tradizione. Non c'è da innovare nulla, la novitas va lasciata a casa, c'è da inventare ritrovando dal passato, dalla tradizione, dall'eredità, tutti gli strumenti, tutte le questioni, tutte le immagini che ci servono per poter dire qualcosa di nuovo oggi, semplicemente appunto traducendolo. La stessa parola permanenza, no? È una parola che in architettura ha un significato, in filosofia un altro, però sono faglie di senso
che si attraversano, no? A volte su uno stesso concetto, se ci pensiamo. No? Ci sono altre domande? No. Ok. Allora ringraziamo un'altra volta il professor Donati. Grazie mille.